Chi ha dubbi, mentre io faccio, lo fa con Marco. Ok. Le mani devono essere vicine e ben serrate. Da qua devo portare una distensione prima completa verso l'alto. Da qua che la scende e ho le mani frontali in linea con il petto. Ok. Tenendo la massima contrazione del tricipite devo andare in squat completo. Io che il bacino non va in retroversione. Tengo un secondo, risalgo, da qua salgo. Quando il clubbell è sopra la spalla, non sopra la testa, piego e lo riporto dietro. Ok? Siamo, quindi ho distensione, squat, salgo, cambio spalla, distensione, squat, salgo, cambio spalla, distensione, squat. Ci deve essere sempre la massima corsa del braccio. Quindi ci deve essere la massima chiusura dietro e la massima distensione. Ok? Questo sarà il primo esercizio. Il secondo esercizio sarà un swing. Il secondo esercizio è uno swing, appoggio il rack, certo, scendo, torno in swing, salgo, giù, ok? Siamo, quindi allora il kettlebell si tiene con due dita, ok? Le altre sono ausiliari di bellezza. Vado indietro, salgo, inclino, da qua piego, è un'onda che parte dal basso e quando arriva al petto spinge il peso verso l'alto. Salgo con i talloni per ammortizzare il peso quando cado, spingo in avanti e ritorno in swing, ok? E torno. Questo sarà il vostro secondo esercizio.